questo match, eccolo qui l'inizio della contesa con subito la conclusione da Sian Disley, pronto alla battuta del tiro diretto, arriva il fischio dell'arbitro italiano Alfonso Rago, la parata di Martí Solé, ancora Liam Lopez, ancora Fernandez, perde questo pallina che può diventare pericolosa e lo è perché è il gol del vantaggio di Sian Disley che porta sull'1-0 la Svizzera a quota 7 minuti esatti di partita. Il capitano della Svizzera si fa perdonare l'errore precedente e Sian Disley, il capitano Sian Disley che riesce a evitare che la squadra vada in porta. Attenzione ancora al gol, ecco la cui azione personale di Sven Schenk, buona giocata del numero 2 svizzero in precedenza protagonista dell'1-0 della Svizzera. Qui invece è l'azione di Schenk che va via in velocità a Paul Hernandez e come vedete ancora Pau, poi ancora tentativo di alzare schiaccia, non è andato a buon fine, poi ancora aveva spazio, ha provato il tiro Solé centrale, altro tentativo da parte di Neuschmöcker, altra parata da parte di Solé, continua la Svizzera a premere con il tiro, il gol di Loris Tönen, rete che arriva al quindicesimo minuto e 48 secondi di gioco. Il gol di Tönen, eccolo qui, l'avanzata di Tönen che si beve ben due giocatori, si beve in questo caso Biel Hernandez. Disley ancora, 7 secondi al termine. Tutto pronto per la festa della Svizzera che centra la sua seconda vittoria in questo campionato europeo under 17 di hockey su pista. Svizzera che si